Bella a tutti ragazzi, qui che vi parla è Simundan 2000. Bentornati o benvenuti nel mio canale. Ragazzi, come potete ben vedere, oggi siamo qui per continuare la nostra serie su Infamous Second Son. Siamo esattamente nella quinta parte del let's play di questo fantastico gioco. Io spero, come in ogni episodio, che la serie vi stia piacendo. Spero anche che vi siano piaciuti quei video che ho registrato su Dragon Ball Xenoverse 2. Per sapere appunto se questi video vi stanno piacendo e se la mia presenza su YouTube vi aggrada, fatemelo sapere con un bel pollicino in su, commentate e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i miei prossimi video. Perfetto ragazzi, detto questo direi che possiamo continuare nella quinta parte del Let's Play di Infamous Second Son. Volevo farvi anche vedere Kea, mi sono anche un po' potenziato per Kea. Progredendo nel gioco la situazione inizia a diventare un po' più complicata, quindi ho trovato appunto dei frammenti e mi sono potenziato. In questo modo possiamo andare un pochino più sul sicuro, anche se però questo non è nulla perché dobbiamo potenziarci ancora di più e lo faremo insieme. Perfetto, ora possiamo riprendere da dove ci eravamo fermati l'ultima volta. Infatti l'ultima volta, come potete vedere, ci eravamo fermati proprio qui, e dobbiamo trovare i nuclei trasmettitori. Perfetto, direi che possiamo andare. Anche se sento degli spari, ma chi sarà mai? Ora controlliamo. Ah, ok, sono questi idioti. E ho vinto, sì, amico mio. Perfetto ragazzi, direi che possiamo andare a trovare questi nuclei trasmettitori. Allora, come potete anche ben vedere, siamo arrivati appunto nella città di Seattle. Abbiamo iniziato già a fare un po' di bordello, però bordello possiamo dire abbastanza adeguato perché siamo dei bravi ragazzi, quindi, amici miei, dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo. Ok, iniziamo col primo nucleo trasmettitore, esattamente qui, perfetto. Si trova in alto. Reggi, i nuclei trasmettitori che abbiamo visto lungo il viaggio non dovrebbero aver subito danni. Questo sembra sigillato. Dubito che i DUP ti presteranno le chiavi. Dovrai aprirlo con la forza. Fortuna vuole che io abbia un nuovo potere spaccatutto. Esattamente adesso. Wow! Amico mio, stai calmo, io ho sparato solo a quella cassa di munizioni. Olea! Assorbiamo, diventiamo sempre più potenti! Oh yeah! Oh sì, diventa sempre più potente ragazzi, questo è un nuovo tipo di Sarà uno potenziamento. spettacolo. Attenzione di sotto! Ok, boom! Non male, eh? Vuoi rivederlo? Bene. Olè, olè, e sparisci. Ecco bello. Un po' di fumo. Ok, tu sei salva. Gnam gnam. Ancora? Qualcun altro? No, nessuno? Perfetto. Dunque, andiamo al prossimo nucleo trasmettitore. Perfetto. Ok, vediamo un po'. Qui forse possiamo ottenere anche un frammento. Scendo così, bomba!
Ma sì, uniamoci tutti, dai. No, però quello no, cavolo. Che cavolo, dai. Delsi, non puoi farmi queste cose. Sor. B. E va bene. Va bene. Ci hanno praticamente tartassato. Ma adesso noi però ci prenderemo la nostra rivincita. Se arriveranno di nuovo, Destin. Quindi preparati. Dunque. Allora, di qua. E di nuovo. E va bene. Che cavolo. Eeeh! Va bene, l'hai voluto tu questo però, eh. Bene, allora mi stanno facendo ammazzare questa gente innocente, no? E a questo punto faccio a pezzi le macchine. Reggi, dovresti vedere questo posto. È deserto. Nessun traghetto in partenza o in arrivo. Stessa situazione all'aeroporto e alla stazione. Senza il ponte, Etiopia ha trasformato la città in una prigione. Non sarà una passeggiata, vero? Ah, scusa se non te l'ho ripetuto allo sfinimento da 10 ore a questa parte. Beh, vedrai Reggi, per noi sarà una passeggiata. No, non di nuovo. Ok, ho parlato troppo, ho parlato troppo, ho parlato troppo. Va bene, però adesso vaffanculo. Ma dai. Va bene, ho capito. Allora, in quell'area non posso avvicinarmi perché sono ancora, mi dispiace dirlo, troppo debole. Sì, figo! Quindi devo trovare prima i nuclei trasmettitori. Va bene, allora, in quell'area meglio che non mi avvicino. Allora, Destino, per favore, se vuoi avvicinarti, andiamo prima lì, eh. Ci troviamo prima qualche altro nucleo trasmettitore. Ok. Adesso vi faccio fuori tutti. Boom. Boom, boom. Apparentemente così dicono. Perché la Eh polizia sì. fa questo? Allora ragazzi, però adesso state iniziando a diventare un po' rompipalle. Nome della libertà o del diritto alla felicità? Non mi convinci. Dai, forza. Ok, tu vedi di arrenderti. Boom, boom, boom. Bene. Vai adesso, potenziamoci, forza. Sì. Olè, olè, olè. Oh, questo è bello, Questa mi interessante. piace. E piace anche a me, amico mio. Vediamo un po'. Per me L1 per lanciare la bomba. Perfetto. Olè. Volevi colpirmi, eh? Fumo passivo, è una brutta bestia. Lo è sì. Perfetto. Buonanotte. Un po' di fumo. Bene. Ti aiuto io. E ora però mi prendo le mie rivincite, ragazzi. Prendiamocela tutta insieme, dai. Sono più potente adesso, dai. Distruggiamo il culo. Cioè, volevo dire, spacchiamo il culo a sti stronzi. Oh. Boom. Spacco tutte. Distruggo tutte. Olè. Vai. Da. Una bella boccata! Da. Forza così, ragazzi. Dai. Ah. Ok, ora però calmatevi. Calmatevi. Ragazzi, vi ho detto di calmarvi, altrimenti inizio ad arrabbiarmi perché se davvero fallisco per la terza volta questa parte,
Mi arrabbio, parati, cioè, nel senso, proteggiti. Ok. Dai. Olè. No. Non ti lascio scappare, eh. Grazie. Allora, un po' di fumo. Ok, almeno un po' ci siamo curati. Ah, finalmente li ho preso. Allora, il fumo me l'ho lasciato assorbire, grazie. E va bene. Finalmente, finalmente. Proprio a calci in faccia vi prendo. Ok, mi sono rigenerato. Forse se distruggo questa parte qua riesco ad attirarli. E infatti, eccoli qui. Che c'è adesso? State spaventando, eh? Però in realtà mi sto spaventando io perché sto... No, 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 non vi permettete, ragazzi! Non vi permettete! No, 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 no. Sono tra l'altro anche corto di energia, ok, andiamo qua. Spacco tutto, non avete capito? Tutto spacco! Vi distruggo! Boom! 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 Spacco anche te, cazzo! Yeah! Ah! Boom! Oh, come ti permetti? Vieni qua! Boom! No! Chi scappi? Combatti da uomo! E guardate! Boom! Boom! E vai, boom! Dunque... E sai che quando fai così, oh, lo sapevo. Ti voglio, amico mio. Ragazzi, però forse dopo mille peripezie ce l'abbiamo fatta, finalmente. Mamma mia. Dobbiamo assolutamente potenziarci ancora, perché la situazione sta facendo incandescente. E credo che se non mi fossi potenziato un po' in vostra assenza... Questi c'è... penso sia davvero una missione infattibile. Ok. Forza ragazzi, dai. 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 Ah. Ok, comando mobile del DUP distrutto. Perfetto. Mamma mia, che difficoltà. Meno male che ci siamo un po' potenziati. Ok. Continuiamo a diventare sempre più forti. Con questi frammenti ora possiamo potenziarci ancora un altro po'. Bene. Perfetto. Stronzi! Boom! Bene. Ok. Metodo risolutivo. Bam. Anche voi, vabbè, dai.
Dai, forza. Adesso devo andare a prendere il prossimo potenziamento. Attento a non fargli troppo male, altrimenti il karma cala, amico mio. Cala il karma. Cala il karma. Cala. Prova calci in culo. Bene. Ok ragazzi, possiamo andare a prendere il prossimo potenziamento. Nessuno ostacola la mia strada, nessuno! Nessuno! Ma quanti DUP ci sono in questa città? Beh, almeno potrai contare su un vantaggio numerico, no? In che senso, scusa? Beh, un piccolo uomo può muoversi in fretta e di nascosto. In più i nemico ti sono... Olè! Non se ne accorgeranno neanche. Le liberi anche a loro. Magari si arrendono e ame. Con il rischio di mandare all'aria l'effetto sorpresa. Giusta osservazione. Bene. Come avete potuto notare, ragazzi, in questa parte di gameplay ho voluto mostrarvi anche un po' di missioni secondarie. Spero che la cosa, appunto, vi sia piaciuta. Infatti non ci siamo concentrati solo sulla missione principale, ma anche a fare un po' di cazzeggio, robe varie. Missioni secondarie. Addirittura. Sei proprio potentissimo. Bomba. Bene. Vieni papà, vieni. Olè. Olè. Però prima di andare, ragazzi, ci potenziamo un po', che vediamo un po' qui cosa abbiamo. Bomba sul gigante, questa assolutamente, e la potenziamo anche. Dobbiamo aumentare un po', però che perfetto. Ci buttiamo. È proprio questo il vantaggio di giocare in casa. Peccato che questa non sia casa loro. Prova a spiegarglielo. Lo spiegheremo, amico mio, glielo spiegheremo. Yeah. Oh, questo sì. Questo sì. Anche se Destin adesso è salito su questo coso qui, beh, non importa. È spettacolare. Funziona, cazzo. Olea. Bene, ora sei finalmente sceso. Bene. Ho finito i nuclei trasmettitori che mi hai inviato. Me ne servono altri. No, non ci sperare. Questa faccenda dei poteri ti ha dato alla testa. Trova un posto dove rilassarti e statene buono per un po'. Non posso qui. Cos'è questa fissa? No, che palle! Alla grande! Ne voglio ancora! No, ascolta, sto seguendo una pista insieme a un detective della polizia, ma prima di muovermi... Sì! Sì! Va bene, ragazzi, ho capito che quando stanno 300.000 di quei DUP, meglio se ne alla larga, perché... Ne servono altri! No, non ci sperare. Questa faccenda dei poteri ti ha dato alla testa. Trova un posto dove rilassarti e statene buono per un po'. Cos'è questa fissa con lo starsene buoni? Io sto bene, alla grande. Ne voglio ancora. No, ascolta, sto seguendo una pista insieme a un detective della polizia. Ma prima di muovermi devo essere sicuro che il cervello ti funzioni a dovere. Ok, me ne... O quello che è. Mi sa di sì, meglio che ce ne siamo buoni. Anche perché comunque in ogni caso... Incontrando centinaia di UP ci hanno fatto davvero molto ma molto male. Ok, missile di cinesi, possiamo potenziarlo. Perfetto ragazzi, direi che questa missione qui l'abbiamo completata.
Yeltsin, ho delle informazioni sulla rete di comunicazione centrale del DUP. C'è un'antenna principale con cui coordinano le operazioni di tutti i quartieri più piccoli. Hai qualche idea di dove sia questa rete di comunicazione centrale? Beh, hai sempre detto di volerlo vedere. E adesso che siamo qui... Vuoi dire che è lo Space Needle? Lo Space Needle. Ma davvero? Bene, interessante. Però ragazzi, credo che questo episodio di Infamous Second Son si possa concludere qui. Anche perché credo che vi sia piaciuta questa parte in cui, oltre alla missione principale, ci siamo dedicati anche un po' a qualche missione secondaria per farvi vedere un po' come sono ben implementate nel gioco. E spero che vi sia piaciuta questa... diciamo questa alternativa. Detto ciò ragazzi, io concludo qui questa quinta parte della serie di Infamous Second Son, e sperando che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina per non perdervi i miei prossimi video e rimanere sempre aggiornati e sintonizzati sul mio canale. Quindi ragazzi, detto ciò, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!